Oggetto numero 81. Si tratta di una interrogazione del consigliere Smacchi all'assessore Paparelli, piano annuale di promozione turistica integrata per il 2017. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Assessore Paparelli, a distanza di circa 11 mesi dalla prima grande scossa di terremoto che ha coinvolto anche la nostra regione, ci sono dei buoni segnali per il turismo umbro, anche se l'uscita dal tunnel credo che sia ancora lontana. Per questo motivo nel mese di aprile ho presentato questa interrogazione in cui ricordo che entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale deve prendere in considerazione e votare il piano annuale di attività di promozione turistica integrata per il successivo anno predisposto dalle strutture regionali. Considerato che in data 27 giugno l'Assemblea legislativa ha votato il nuovo testo unico del turismo che abroga e riforma in maniera sostanziale la legge regionale numero 13 del 2013, rafforzando il ruolo di programmazione strategica, di indirizzo, coordinamento e controllo che la Regione ha sul sistema turistico e riconfermando la titolarità regionale in merito al complesso e articolato sistema della promozione turistica regionale, e considerando, come dicevo prima, Assessore, purtroppo il combinato disposto della crisi economica da un lato e gli effetti reali ed indotti del terremoto che hanno colpito la nostra Regione, effetti che richiedono uno sforzo aggiuntivo per rilanciare un settore in grave difficoltà, considerato inoltre che la nostra Regione in questi anni ha investito risorse importanti, sia proprie che comunitarie, per valorizzare i nostri territori che sono per loro natura ad alta vocazione turistica, per i beni culturali, storici e naturali che la contraddistinguono, come la Valnerina investita dal sisma e ora alle prese con arrivi turistici crollati, o mete famose in tutto il mondo come quelle di Assisi, Spoleto e Gubbio, che anche se lontane dal cratere del terremoto hanno subito cali notevoli, numeri che hanno quasi azzerato il boom turistico che l'Umbria stava vivendo fino al 24 agosto del 2016. Considerato tutto ciò, Assessore, la interrogo per conoscere quali azioni intende mettere in campo la Giunta regionale per il rilancio del settore turistico umbro e se il piano annuale di attività di promozione turistica integrata per il 2017 sia stato approvato. La interrogo più complessivamente per fare però un punto della situazione a distanza ormai, come dicevo, da 11 mesi dalla prima grande scossa. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Paparelli. Sì, mentre sono attualmente in corso i maggiori eventi estivi in Umbria con i festival che hanno caratterizzato questi giorni, prendiamo atto di alcuni segnali di ripresa, come diceva anche l'interrogante, sugli arrivi e le presenze durante le festività pasquali e successivi ponti. Questo ovviamente rappresenta un segnale importante anche sul piano psicologico, perché i visitatori tornano nei centri e nei luoghi identitari di maggiore attrazione turistica dell'Umbria. In ogni caso, più che l'andamento dei pernottamenti nelle strutture ricettive, occorre tenere presente che molti visitatori sono tornati a frequentare i centri storici di Perugia, Assisi, Orvieto, Lago Trasimeno, chiese, monumenti, musei, così come bar, ristoranti, eccetera. Cioè testimoniato sia dagli operatori umbri, sia con quale stiamo effettuando un monitoraggio in continuo, sia dagli operatori dei centri di informazione turistica che parlano di una situazione soddisfacente, per certi versi inaspettata, visti gli strascichi delle preoccupazioni legate al terremoto. Oggi stiamo ancora scontando chiaramente, insieme alle altre zone e forse in misura maggiore di alcune regioni del centro Italia colpite dal sisma, l'onda lunga di quell'effetto panico che ha causato una forte contrazione dei flussi nelle strutture recettive regionali, naturalmente più accentuata nelle zone direttamente colpite, ma in ogni caso estesa all'intero territorio regionale, dove va anche osservato che una parte delle 4.085 strutture recettive è inagibile a causa, diciamo, del sisma, quindi anche quando consideriamo arrivi e presenze dobbiamo tenere questo elemento a mente. Va osservato che questa tendenza negativa ha fatto registrare da gennaio a maggio una diminuzione complessiva del 25% circa degli arrivi e del 15% delle presenze, quindi riducendo notevolmente l'impatto di quello
che abbiamo avuto a novembre e a dicembre rispetto al medesimo periodo ovviamente del 2016, e si rivela più accentuata nei turisti italiani rispetto ai turisti stranieri, quale sintomo anche del maggiore effetto mediatico prodotto dai media su scala nazionale. Siamo convinti che questa crisi possa essere gradualmente riassorbita, anche perché essenzialmente derivante da un atteggiamento di rinvio più che di abbandono della destinazione dei prodotti turistici dell'Umbria, la cui crescente presa sui diversi mercati è testimoniata dall'ottimo andamento dei flussi turistici in incoming prima della crisi sismica di fine agosto 2016, che ci vedeva come migliore performance italiana con oltre il 7% in crescita degli arrivi e oltre il 6% delle presenze. Fatalmente, infatti, oltre che i danni diretti, il sisma ha prodotto anche notevoli danni indiretti che ricadono sull'economia turistica. La maggiore, ovviamente, di questo abbiamo parlato, degli effetti dei social in tantissime occasioni, di come internet e la comunicazione globale abbia prodotto effetti che noi però stiamo contenendo con un parallelismo con il sisma del 97, quando nell'anno successivo avemmo una diminuzione degli arrivi e delle presenze intorno al 20-25%, che stiamo contenendo comunque nonostante queste dimensioni. E devo dire che grazie al lavoro condotto dal Presidente e dal sottoscritto in sede di riunione con le altre regioni, abbiamo recentemente siglato l'accordo sul danno indiretto che, diciamo, rispetto all'ipotesi iniziale abbiamo portato a casa tra virgolette circa 2 milioni e mezzo in più, quindi avremo un totale di un pacchetto di circa 9 milioni da destinare al turismo, al settore del turismo, ai settori adesso correlato, per lenire gli effetti indiretti, diciamo, che le imprese hanno subito in questi mesi. Da parte nostra, la Regione, abbiamo reagito prima con una campagna di Natale, poi con la campagna di comunicazione primavera-estate 2017, ridando impulso alle attività. In questi mesi non si sono di certo interrotte ovviamente le diverse attività ordinarie di promozione turistica integrata portate avanti dal competente servizio regionale e anche con azioni effettuate attraverso Sviluppo Umbria. Abbiamo garantito la presenza degli operatori alle principali fiere all'estero, come Utrecht e Berlino, a quelle tematiche, agli workshop B2B operativi in Italia e all'estero, farm trip, press trip e attuazione dei progetti interregionali d'eccellenza. In questo momento stiamo completando con la rete dei consorzi, diciamo, le workshop su tutte le maggiori serbatoi, diciamo, italiani che forniscono turisti all'Umbria, e con il piano Enit stiamo programmando per la seconda metà del 2017 e per tutto il 2018 la presenza con workshop e incontri con gli operatori su tutte le principali capitali europee dei mercati di riferimento. Non possiamo non citare la straordinaria esperienza di Italia Wonderways sui cammini dell'anno scorso, che ci vedrà di nuovo protagonisti quest'anno a settembre ad Assisi con una fiera, diciamo, sui cammini, aperta quindi a tutte le realtà nazionali e internazionali che hanno fatto di questo prodotto turistico un punto di forza. Sul piano amministrativo, a causa della descritta situazione, l'approvazione del piano annuale di promozione, vista l'evolversi della situazione, è stato con aggiornamenti necessari, diciamo, è stato approvato nella seduta del 26 aprile del 2017 con DGR delibera di giunta regionale numero 455, dove oltre a effettuare un'analisi prospettica e congiunturale degli scenari su cui basare la promozione del territorio e del brand Umbria, abbiamo identificato d'intesa con gli operatori i principali mercati obiettivo, anche attraverso i relativi trend, su cui indirizzare appunto queste attività che ho testé enunciato. Come già in parte accennato, viene data particolare incentivazione alle iniziative sul mercato italiano per effetto, diciamo, di questa maggiore ricaduta di cui parlavo prima, sui principali mercati europei più tradizionalmente legati all'Umbria e produttori dei maggiori flussi turistici. Assessore. In particolare sono i mercati del tedesco, che è quello, diciamo, di maggiore afflusso nei mercati europei, il Belgio, l'Inghilterra, del quale stiamo producendo ottime performance anche grazie al volo diretto Londra-Perugia, che si ripete più volte alla settimana, e quindi, diciamo, c'è in atto su tutte queste azioni, più
d'intesa con le altre regioni, faremo delle azioni su mercati nuovi come la Polonia e la Scandinavia, che sono nuovi mercati che si stanno affacciando e guardano con interesse alla destinazione Umbria, almeno stando a vedere agli arrivi e alle presenze che abbiamo contabilizzato nel 2016. Grazie. Prego, consigliere, per la replica. Sì, grazie assessore. La sua risposta è soddisfacente, articolata e credo complessivamente va incontro a tutte le necessità e le aspettative sia degli operatori che dei cittadini della nostra regione. Le anticipo anche il mio voto favorevole rispetto alla richiesta fatta da lei e dai suoi uffici rispetto ai 100.000 euro in più in sede di assestamento per quanto riguarda il capitolo della legge 13, che è proprio volto alla promozione turistica e integrata della nostra regione e che nei prossimi giorni prenderemo in sede di assestamento in considerazione. Le chiedo anche però se è possibile anticipare di qualche settimana il nuovo piano annuale di attività di promozione turistica che, come sa, va approvato entro il 31 ottobre per l'anno 2018. È chiaro che questo sarà un piano fondamentale, mentre per il 2017 i tempi sono necessariamente scorsi, tant'è che è stato approvato, diceva lei, in data 26 aprile, visti anche gli eventi. A questo punto abbiamo però la possibilità, anche in considerazione del nuovo testo unico, di fare una programmazione importante con i giusti tempi. Ecco, le chiedo di condividerla con l'Assemblea legislativa e con la Commissione competente al fine di avere un quadro articolato come quello che oggi lei ci ha descritto da poter in qualche modo presentare a tutti gli operatori della nostra regione. Grazie. Grazie. Passiamo adesso alla interrogazione numero 103 rivolta all'assessore Bartolini. Ad interrogare sono i consiglieri Liberati e Carbonari. Imminente scadenza dello stato di emergenza post sisma con conseguente cessazione dei iure del beneficio del contributo di autonoma sistemazione. Intendimenti della Giunta regionale affinché il Governo nazionale disponga una proroga dell'erogazione di questo beneficio. Informazioni della Giunta medesima sul numero delle famiglie aventi diritto al contributo ma che ancora non lo hanno ricevuto. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Sì, ancora oggi la nostra interrogazione vuole chiedere dei chiarimenti alla Giunta su una delle tante criticità che ancora sussistono in questo evento che ha colpito il nostro territorio. E in questo caso appunto chiediamo ulteriori informazioni e diciamo ulteriori chiarimenti sul contributo di autonoma sistemazione, poiché, come è noto ormai a tutti noi, visto che dopo il primo stato di emergenza, dopo la prima previsione per 180 giorni, il governo ha prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza, quindi per un complessivo anno, ma che l'ordinanza l'ordinanza della protezione civile appunto definiva tra i primi interventi urgenti questo contributo, però collegandolo parlava proprio al comma primo del fatto che sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non siano realizzate le condizioni per rientro nell'abitazione o chiaramente si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, però dice nell'altra parte comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Ora, considerando il fatto che è passato un anno e che un anno dai primi eventi sismici e comunque la ricostruzione non è ancora iniziata e molte famiglie ancora non hanno la possibilità di tornare stabilmente nelle proprie occupazioni se non tra molto tempo, allora chiaramente il tema che questi soggetti sicuramente tra i tanti problemi che hanno dovuto affrontare hanno dovuto anche dal punto di vista economico fronteggiare probabilmente delle spese e quindi disagi legati anche alla mancata erogazione dei contributi e ai ritardi che hanno subito gli stessi. Quindi noi interroghiamo la Giunta per sapere se è volontà
appunto della Giunta, di sollecitare il Governo al fine di proseguire nell'erogazione del contributo, vista l'ulteriore crisi che sta attraversando chiaramente tutta l'area e il problema che potrebbe comportare invece questa interruzione di questa provvidenza, appunto, informando anche in merito al numero delle famiglie aventi diritto, ma tuttora impagate, nonostante ormai siano trascorsi diversi mesi. Questa non è la prima interrogazione, quindi se è possibile avere un aggiornamento della situazione complessiva anche in merito ai pagamenti del contributo. Grazie. Grazie, prego Assessore. Ah, sì, effettivamente concordo, è una delle tante serie di interrogazioni su questo contributo di autonoma sistemazione. Sinceramente non riusciamo a comprendere il motivo della preoccupazione, visto che innanzitutto l'anno scadrà il 24 agosto, ma poi ci sono state tutta un'altra serie di crisi, come sapete, per 6 mesi, quindi diciamo che lo stato d'emergenza non è da lì da finire, vista che comunque c'è stata una durata continuata nel tempo. Quello che c'è da sottolineare è che comunque il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione permane in capo al beneficiario fino alla riparazione, ripristino, ricostruzione del bene danneggiato. Inoltre, a oggi la proroga è fino al 19 agosto, ma peraltro, appunto, per le ragioni che vi ho detto adesso, in premessa, presumiamo con una buona dose di ragionevolezza che ci sarà una proroga per i motivi, perché non è che il sisma sia... Inoltre il CAS non dipende dallo stato di emergenza e inoltre il decreto legge convertito 189 convertito con legge 229 prevederà ulteriori misure per il passaggio. Quindi comunque direi che possiamo rassicurare la conclusione i nostri cittadini che hanno questo diritto, il diritto permane e che quindi non riteniamo di fare alcun... appunto. Va bene. Bene, prego per la replica, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Beh, noto che questa mattina la Presidente è allegra, forse non lo sarà altrettanto dopo quando parleremo del rendiconto. È ironica, come è ironica questa mattina. In ogni caso, a nostro parere, l'erogazione dovrebbe essere appunto legata alla difficoltà, alla problematica che queste famiglie vivono, chiaramente, no? E quello che hanno dovuto sopportare. Forse un reddito di cittadinanza, magari in quelle zone, per quella popolazione, li avrebbe forse lasciati più tranquilli di poter così fronteggiare quello che purtroppo la natura gli ha riservato e soprattutto al di là del fatto che si chiami reddito di cittadinanza, che si chiami contributo di autonoma sistemazione, le parole forse servono poco. Vorremmo essere sicuri che questi fondi vengano effettivamente poi erogati, cioè che arrivino materialmente nelle tasche di questi cittadini, no? Quindi che ci sia una effettiva, diciamo così, dazione di questo denaro agli effettivi beneficiari. Grazie.